la venerabile età dei 90 anni, ma ognuno di noi è affezionato e quindi è sempre un genitore, è sempre un padre, ovviamente una storia, un rapporto, un affetto che scompare. Quindi ci permettiamo di fare un solo minuto di silenzio e poi chiudiamo con un applauso e salutiamo anche lui, poverino. Insomma, siamo presi costantemente da questi lutti. Ci alziamo in piedi, un minuto di silenzio, vi prego gentilmente, sempre. Noi ricordiamo all'ordine anche i familiari, che sia chiaro, insomma, non l'abbiamo fatto da sempre e quindi vorremmo interromperla questa catena di Sant'Antonio, però caro Vinuccio, non possiamo fare altrimenti. Va bene. Allora, caro Nino, stamattina sei arrivato in ritardo, non è che ti possiamo pagare la parcella piena, o recuperi adesso, giusto, oppure non ti paghiamo completamente, guarda, ti rispediamo di nuovo a Palermo. Quindi ti invitiamo gentilmente a completare l'opera di stamattina, va bene? Non so se devi fare, devi sistemarti qualche altra cosa. Poi ci saranno gli esami finali, dottoresse, dottori, dottoresse, ci saranno gli esami finali, mi raccomando, eh? Risposte precise. A proposito, vedete che sta per entrare e diventerà obbligatorio anche questo discorso dei quiz finali, perché nell'altra parte dell'Italia, in quella che magari il più delle volte è odiata da noi, funziona così il meccanismo. La Sicilia ovviamente fa testo a sé e quindi è sempre stata una cosa a parte. Ricominciamo da capo con lei, dottore Mineo. Eh? Con piacere. Perfetto, la parola a Nino. Dai. Allora, per i pochi rimasti, per chi sopravvive al fondo crediti, in altre parole, e soprattutto chi si occupa di entrate, il fondo crediti lo deve sicuramente, è uno dei punti di contatto tra i tributi e la contabilità, che quando in contabilità iscrivono le entrate,
sicuramente processano col fondo crediti. Magari il dato del fondo crediti non lo rileva l'ufficio tributi, ma sicuramente ne deve entrare in argomento, perché deve essere consapevole di quello che si genera. Allora, il fondo crediti dubbi e difficile esigibilità noi lo calcoliamo in sede di bilancio, quindi quando predisponiamo il bilancio di previsione, lo verifichiamo in corso d'anno, abbiamo detto stamattina, sia al momento in cui vengono proposte delle variazioni di bilancio che interessano le entrate, non certo storni di spese da un titolo all'altro, per fare un esempio, e lo andiamo a congruire in sede di rendiconto. In sede di bilancio di previsione, sappiamo perfettamente che nel bilancio di previsione non ci stanno i residui. Vi ho detto che il fondo crediti costituisce uno dei principali detrattori della capacità di spendita del valore nominale delle entrate che iscriviamo in bilancio. Come lo calcoliamo? Scusate. Come lo andiamo a calcolare? Lo andiamo a calcolare semplicisticamente, o per lo più semplicisticamente, andando a considerare per ciascuna entrata, un attimo che ci arriviamo, facciamo così, ecco qua, andando a considerare per ciascuna entrata il rapporto tra l'accertato sull'incassato nei 5 anni precedenti. Quando parliamo di rapporto tra accertato e incassato, naturalmente parliamo di anni già chiusi, motivo per cui se io sono un ente che predispone il bilancio di previsione entro il 31/12, quindi prima dell'esercizio di riferimento, devo andare indietro di un anno per andarmi a determinare 5 anni già chiusi, da dove calcolare i rapporti tra l'incassato sull'accertato per ogni anno. Qui abbiamo una certa distinzione, perché per gli anni antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 118, eccoli qua, sono gli anni di colore verde, quindi qua stiamo immaginando che dobbiamo predisporre il nostro bilancio di previsione, gli esercizi chiusi, i 5 anni chiusi sono 17, 16, 15, 14, 13, io cosa faccio? Vado a vedere i 2 anni antecedenti all'armonizzazione, che naturalmente per scorrimento fra 2 anni li perderò, non ci saranno più i 2 anni antecedenti all'armonizzazione, e i 3 anni successivi all'armonizzazione. Perché faccio questa distinzione? Perché per i 2 anni precedenti all'armonizzazione il rapporto è dato dalle entrate incassate sull'accertato in conto residui e l'accertato in conto competenza, chiaro? Anzi, scusate, pardon, vado a prendere l'incassato in conto competenza più l'incassato in conto residui dell'esercizio N-1 sulle entrate accertate, quindi è il numeratore che mi migliora per gli anni antecedenti all'armonizzazione. Per quanto riguarda gli anni successivi all'armonizzazione, 15, 16, 17, devo andare a prendere il rapporto tra incassato di competenza su accertato di competenza. Chiaro? Naturalmente non posso mettere al numeratore l'incassato in conto residui dell'esercizio N-1. Cosa vado a sviluppare? Essenzialmente alla fine sviluppo un prospetto del genere. Quindi io ho il residuo iniziale per ogni anno, ho l'accertamento di competenza, ho la riscossione in conto residui, ho la riscossione in competenza. Vi ho detto che per quanto riguarda gli esercizi anti-armonizzazione, come vedete, il numeratore è composto da
C, che sono riscossione in conto residui, e D, che sono riscossione in conto competenza, fratto il residuo all'1-1 dell'anno. Chiaro? Per quanto riguarda invece gli anni successivi, il rapporto è dato da D, riscossione di competenza, su A, residui all'1-1 dell'anno. Così facendo io determino questa serie di rapporti. Qualora applicassi la media semplice, che è una delle tre medie applicabili, io andrei a fare la somma dei rapporti diviso 5, perché 5 sono le annualità. Quindi, data questa la sequenza, la mia percentuale di riscossione storica, nel caso dell'esempio qui prospettato, è 30,59, che significa questa è la mia capacità di riscossione del quinquennio precedente. Il complemento a 100 di questo 30,59, ovvero sia 69,41, costituisce la mia incapacità di riscossione. Se io vado a proporre una variazione di bilancio nel corso dell'anno, così come vi illustravo stamattina, dice: guardi che l'entrata revisore è tutta incassata, io sto facendo una variazione su un'entrata tutta incassata. Quel fatto che sia tutta incassata sarà un fattore positivo a regime, perché mi migliorerà sicuramente quanto rappresentato nella media dei 5 anni, ma non mi consente di poter subito, nell'immediato, andare a utilizzare quell'entrata per coprire una spesa di pari importo, perché a quell'entrata almeno devo applicare questa mia incapacità di riscossione, che viene da una storia, non viene dall'attualità essenzialmente. Quindi, quando l'ufficio tributi fa la propria comunicazione delle entrate da iscrivere, l'ufficio ragioneria, attraverso i dati contabili, contabilizzerà quello che è l'effettiva capacità di riscossione, che naturalmente è dell'ente, ma significa anche, potrebbe ad esempio essere dato come un obiettivo all'ufficio tributi nel miglioramento di quello che è la percentuale di riscossione nel tempo. Quindi il direttore generale, inteso l'amministrazione in senso lato, uno degli obiettivi misurabili senza dubbio da poter dare all'ufficio tributi, ad esempio, è: migliorami la capacità di riscossione, naturalmente attraverso un obiettivo che sia contrattato e concertato. Non posso dire all'ufficio tributi: io ti metto un obiettivo che è quello di portare la percentuale di riscossione, tu però ce l'hai al 30%, l'anno prossimo deve avere al 90%. Non è che è un mago l'ufficio tributi, ma sicuramente gli posso andare a dire: migliorami la capacità di riscossione, me la devi portare, per considerarlo un obiettivo raggiunto, dal 30, faccio un esempio, al 35%. Che significa? Com'è che si porta la percentuale di riscossione? Come si migliora la percentuale di riscossione? Non sto io a dirlo, semmai sto qui a sintetizzarlo. Vuol dire che, per quanto riguarda l'intervento che mi ha preceduto, potete, ad esempio, verificare quello che è l'efficacia dell'agente della riscossione nei tempi di riscossione e dire: il mio agente della riscossione non è efficace, devo cambiare agente della riscossione. Mi devo rivolgere a qualcuno che ha tempi di riscossione senza dubbio più vantaggiosi. Io non sono né pro e contro riscossione Sicilia, ma obiettivamente c'è da dire che l'approccio del contribuente con riscossione Sicilia è del tipo: non paga più soltanto chi non può pagare, ma non paga più nemmeno chi può pagare, che si permette invece di rateizzarsi l'importo, quindi di protrarre sicuramente i tempi di pagamento, e sicuramente tutto questo a discapito di quello che è anche tutto questo prospetto di calcolo, perché andando a ritroso il riscosso, l'agente di riscossione per quanto riguarda le entrate di un ente, è tutto qua dentro. Nel momento in cui l'agente di riscossione non riesce a riscuotere, ne piange la conseguenza il comune. Nel famoso ragionamento del sportello porta a porta, nell'andare a chiedere effettivamente il pagamento dei tributi. Come vedete qua, dato che per un'entrata io ho questa percentuale di
riscossione, vi ho detto 30,59, ho questa incapacità di riscossione 69,41, io dovrei appostare, quando predispongo il bilancio di previsione, dato 1000 un'entrata che iscrivo, dovrei appostare dal lato spesa 694,10 di fondo crediti dubbi e difficile esigibilità, chiaro? Quindi mi rimane da utilizzare in termini di capacità di spesa della risorsa che iscrivo soltanto 30,59. Nel mio caso iscrivo 1000, soltanto 305,90 potrei utilizzare in termini di spesa. Capite che significa per un comune che si trova ad avere il ripiano del disavanzo del riaccertamento straordinario, l'accantonamento del fondo crediti, l'accantonamento dei rischi contenziosi e altri accantonamenti, l'attendibilità dell'entrata, tutti in un solo anno, capite che significa la difficoltà e cos'è la difficoltà nel chiudere un bilancio di previsione. Allora il legislatore, questa è una storiella che per chi ha seguito le puntate precedenti già ce l'ha vecchia, senza dubbio, a parte la mia storiella ci ha vecchio anche quello che è la lettura del principio. Allora il legislatore ha detto: guarda, tu anziché appostare il 69,41 nel caso nostro di fondo crediti, per il primo anno metti in bilancio devi mettere almeno il 36% di questo importo. Quindi quando noi parliamo di quella, diciamo, progressione 36, 55, 70, 85, 100%, la prima tornata, ora tutto questo si è spostato perché finiva la progressione al 2019, in realtà ora la progressione è stata spostata al 2021, l'ha detto stamattina pure il dottore Lipari, quando diceva appena noi predisponiamo il nostro bilancio 19-20-21, sappiamo che nella terza annualità 21 già troveremo che, dato 69,41 la nostra incapacità di riscuotere, nel 2021 devi scrivere 69,41 di fondo crediti. Quindi capite e capiamo tutti come la riscossione delle entrate diventa un argomento fondamentale in quello che invece è, per quello che invece è stata di contro tutta la storia dell'amministrazione degli enti locali nel passato, con un default di sistema che tutti sappiamo ma nessuno l'ha messo per iscritto, perché nel momento in cui abbiamo avviato il decreto legislativo 118 con riaccertamento straordinario abbiamo certificato essenzialmente quello che era il default del sistema, chiaro? Di un sistema che contabilmente non rappresentava il vero a livello generale, ma non rappresentava il vero anche a livello di singolo ente, motivo per il quale abbiamo fatto l'operazione pulizia e il legislatore ha istituito quello che è il fondo crediti dubbi e difficile esigibilità. Ma cosa avviene nel corso dell'anno con il fondo crediti dubbi e difficile esigibilità? Lo lasciamo così? Abbiamo fatto già tutto? No, il fondo crediti dubbi e difficile esigibilità, ancorché accantonato a bilancio di previsione, deve essere verificato in termini di congruità, se non altro al rendiconto, chiaro? Quindi non è un qualcosa che accantono ed è finito lì, perché al rendiconto io mi sono fatto la mia gestione dell'anno. Nel caso nostro, come vedete, si movimenta il 2018, qui non è movimentato perché siamo a bilancio di previsione. Al rendiconto il 2018 risulterà movimentato, da qui vediamo che siamo a 31 dicembre 2018, mentre qui sappiamo che siamo all'inizio del 2018, motivo per cui ricalcoliamo in sede di rendiconto la nostra media degli ultimi 5 anni, stavolta per slittamento. Facendo entrare nel calcolo il 2018, esce dal calcolo il 2013. Quindi i nostri 5 anni sono 18, 17, 16, 15, 14. Chiaro? E anche qui facciamo quello che abbiamo fatto prima. La nostra media la prendiamo dal 2014 al 2018 e individuiamo, ad esempio, nel caso
il 27,78 di capacità di riscossione. In sintesi che significa? Avevamo 30,59, passiamo a 27,78, abbiamo peggiorato la nostra capacità di riscossione e verosimilmente all'interno di una gestione io posso migliorare la capacità di riscossione, ma posso pure peggiorare la capacità di riscossione. Nel momento in cui io vado a peggiorare la capacità di riscossione, tenuto conto di tutti i residui, io devo affrontare quello che vi sto dicendo. Devo considerare, suddividendoli, del totale dei residui che sono nel caso 5.630, devo fare una distinzione, devo distinguere i residui da residui dai residui di competenza. I residui da residui 5.230 sono questi di qua, sono residui finali da residui al 31/12, mentre il residuo finale da competenza sono 400. La somma tra 5.230 e 400 mi deve fare il totale del residuo al 31 dicembre 5.630. Perché devo fare questa distinzione? Perché per quanto concerne i residui da residui, io devo andare ad applicare la mia percentuale di incapacità di riscossione verificata in quel momento. Nel mio caso vi ho detto il complemento a 100 di 27,78, ovvero sia 72,22, costituisce la mia effettiva incapacità di riscossione. Per determinare la congruità del mio fondo vuol dire che dei residui da residui io devo calcolare il 72,22, cioè a dire nell'esempio 3.777, e 3.777 costituisce a tutti gli effetti un elemento di calcolo nella determinazione del fondo crediti dubbi e difficile esigibilità a rendiconto. Dei residui da competenza invece cosa faccio? La mia percentuale piena, che nel caso vi ho detto è 72,22, essendo al terzo anno la posso ridurre al 75%, perché ho quell'agevolazione che mi consente il legislatore di considerare per il residuo di competenza una percentuale ridotta, quindi non il 100% dell'incapacità di riscossione, ovvero il 72,22, ma il 75% del 72,22, che fa 54,16. Vuol dire che dei residui di competenza la mia percentuale di riscossione, ancorché quella effettiva è del 72,22, il legislatore mi dice non devi accantonare un importo inferiore al 75% del 72,22, nel mio esempio 217, chiaro? Sommando l'FCDE calcolato sui residui finali da residui e l'FCDE calcolato dai residui finali di competenza, io ottengo il mio valore che fa 3.994. Questo 3.994 è l'importo che io devo iscrivere a fondo crediti dubbi e difficile esigibilità nel rendiconto 2018. Ma io che cosa mi trovo a quella data? Sicuramente io a quella data mi troverò, intanto mi trovo l'importo del primo accantonamento al fondo crediti, che ricordo a tutti è quello del riaccertamento straordinario dei residui. Il primo momento in cui ho istituito il fondo crediti è quello del riaccertamento straordinario dei residui. Mi trovo l'accantonamento determinato nel precedente risultato di amministrazione e mi trovo l'accantonamento determinato in sede di bilancio di previsione. Nel nostro caso l'accantonamento determinato in sede di bilancio di previsione, ad esempio, abbiamo detto che doveva essere, se pieno, 69,41. Se ho adottato i criteri di
diciamo, di riduzione previsti come coefficienti dall'agevolazione del legislatore, avrò applicato il 75% di questo importo e quindi ho un accantonamento determinatosi in sede di bilancio di previsione. Sommati questi tre accantonamenti già istituiti nella contabilità, devo andare a verificare se questo importo è al di sopra o al di sotto di 3.994. Quindi, se il mio accantonato contabile è al di sotto di 3.994, io devo prevedere a rendiconto un maggiore accantonamento per dare congruità all'effettivo accantonamento dei crediti di dubbia e difficile esigibilità. Se invece l'accantonato, quale somma algebrica dei tre componenti che vi dicevo prima, quello del riaccertamento straordinario dei residui, quello del risultato di amministrazione degli anni precedenti e quello del bilancio di previsione dell'anno corrente mi supera 3.994, io addirittura posso svincolare parte della quota accantonata per portarla almeno pari a 3.994. Chiaro? Questa è la determinazione del calcolo dell'FCDE in sede di bilancio e la verifica di congruità in sede di rendiconto. Su questi calcoli ci vuole un'attenzione particolare dei revisori, una propedeutica attenzione particolare del responsabile del servizio finanziario. Chiaro? Un allegato obbligatorio, al rendiconto è l'allegato di composizione del fondo crediti dubbia e difficile esigibilità. Stamattina abbiamo detto l'allegato dell'FPV, ora diciamo pure che anche il fondo crediti dubbia e difficile esigibilità costituisce un allegato obbligatorio. Attenzione, l'allegato obbligatorio non vi dà evidenza del dettaglio di calcolo, chiaro? Vi dà soltanto evidenza della composizione dell'FCDE. Voi, se volete, ancorché non obbligatoriamente previsto, potete chiedere all'ente il prospetto di calcolo dell'FCDE. Laddove nel prospetto di calcolo andate pure a vedere, naturalmente con attenzione, quale entrate l'ente ha inserito nel calcolo dell'FCDE. Perché per molti enti, credetemi, ancora non è chiaro quali entrate fanno parte dell'FCDE rispetto a quelli che non ne fanno parte. Prima di parlare di questo vi faccio un'altra riflessione. La nostra serie dei 5 anni può essere ridotta a 3 anni, ma la legge dice 5 anni ridotta a 3 se l'ente ha adottato misure straordinarie di riscossione. Una dell'adozione di misure straordinarie di riscossione è quella di affidarsi a un agente di riscossione per quanto concerne il coattivo, chiaro? Quindi l'affidare la riscossione del coattivo con delibera, con gara e quant'altro vi mette nelle condizioni di poter restringere l'arco temporale da 5 anni a 3 anni. Attenzione, da 5 a 3 non esiste il 4 e mezzo, non esiste il 2, il 4 in mezzo tra il 3 e il 5, non è facoltà dell'ente scegliere anziché 5, 4, chiaro? La legge dice o 5 o 3, chiaro? Questi sono gli anni, gli esercizi da tenere in considerazione. Normalmente sono 5 per quegli enti che adottano significative misure della riscossione coattiva, possono passare a 3 e a scelta dell'ente. Naturalmente, perché passare a 3? Perché io dimostro che sto avendo un'impennata della riscossione e visto che ho avviato questo trend non c'è più motivo che tengo conto del periodo che risale a 5 anni fa, quando ancora il nostro ente tra virgolette era dormiente da un punto di vista della riscossione. Ne sto dando atto, l'azione naturalmente è consolidata, non è un'azione una tantum. Io ho possibilità e facoltà di portare gli anni da 5 a 3. Qui vi ho parlato, vi ho detto, di tutto il calcolo, del metodo di calcolo dell'FCDE a bilancio e a rendiconto. Però vi ho detto,
Non è chiaro da questi prospetti e dal prospetto di composizione dell'FCDE che è allegato al rendiconto quale entrate l'ente abbia utilizzato ai fini del calcolo dell'FCDE. Attenzione, la norma dice che tutte le entrate vanno processate con l'FCDE ad eccezione di quali? Ad eccezione dei trasferimenti, quindi i trasferimenti non vengono processati con l'FCDE, alle entrate che per eccezione del principio si accertano per cassa, motivo per cui a fondo del principio le entrate non si accertano più per cassa, si continua ad accettare per cassa solo quelle che sono un'eccezione cosiddetta dal legislatore al principio contabile. Quindi non esiste più la facoltà di accertare per cassa o accertare con l'effettivo titolo di obbligazione giuridicamente perfezionata. Le obbligazioni, quindi le entrate, si accertano non più per cassa. Chi li accerta per cassa, pur apprezzando al massimo il principio di prudenza, non risponde al principio di veridicità che vuole tutte le entrate iscritte in bilancio. Chiaro? E quindi la terza casistica riguarda tutte le entrate che sono garantite con fideiussione, con garanzia. Chiaro? Tutte quelle che portano con sé una garanzia si possono tranquillamente accertare, perché ne vale il principio che se non vengono pagate si va ad escuotere la garanzia e quindi si arriva comunque all'incassato pari all'accertato. Chiaro? Aspetto fondamentale: alcune volte gli enti, o per dimenticanza o per il fatto della non conoscenza, non calcolano l'FCDE su tutte le entrate. L'FCDE si calcola su tutte le entrate, sia quelle tributarie sia quelle patrimoniali. Non c'è un'entrata che l'ente può, a suo, diciamo, discrezione, non far entrare nel calcolo dell'FCDE. Attenzione, se io un'entrata della quale ho una percentuale di riscossione prossima allo zero non la inserisco nel calcolo, sicuramente mi migliora il coefficiente globale. Questo cosa significa? Che se mi migliora il coefficiente globale di riscossione, mi peggiora l'accantonamento del fondo crediti, quindi devo congruire il fondo crediti. Un'altra, diciamo, a fondo per i revisori è quello che, quando vi si prospetta, vi si dà il calcolo del fondo crediti, il prospetto di composizione del fondo crediti, visto che, colleghi, dovete apporre la congruità, prima di voi fate apporre la congruità al responsabile finanziario. Chiaro? Chiedete che il prospetto sia munito e accompagnato dalla congruità. Prima di voi c'è stato qualcuno che l'ha verificato ed effettivamente sono quelle le entrate. Se non vi dà il prospetto di calcolo, chiedete che vi elenchi tutte le entrate che fanno parte del prospetto di composizione del fondo crediti dubbia e difficile esigibilità, perché tra le due uno: o mi dà il prospetto o comunque mi elenchi quali entrate sono dentro il fondo crediti dubbia e difficile esigibilità, perché non mi puoi nascondere qual è l'elenco delle entrate che vengono, diciamo, utilizzate per il calcolo del fondo crediti. Chiaro questo? Un pochettino pesante come argomento, no? No, forse discorsivo. Prego. Bella questa considerazione, ma c'è un ma. Opportuna comunque. Abbiamo detto, stamattina lo accennavamo quando c'è il dottore Lipari, che è facoltà del responsabile dei servizi finanziari stralciare i residui anteriori a 3 anni. Ma quando dico facoltà, significa: uno, è facoltà di stralciarli tutti; due, è facoltà di stralciarne una parte, perché non è che significa se li stralci li devi stralciare tutti. Io posso stralciare alcuni residui
chiaro? Ma non stralciare altri, motivo per cui i 5 anni mi rimangono sempre nel calcolo, chiaro? Quindi il calcolo è su 5 anni, solo se ho adottato criteri di riscossione straordinari, vi ho detto prima la riscossione coattiva ad esempio, ho la possibilità di passare da 5 anni a 3 anni la media, ma non certamente per lo stralcio dei residui, perché mi ripeto, lo stralcio dei residui, ancorché fattibile, è facoltativo e comunque non riguarda necessariamente tutti i residui ante 3 anni, chiaro? Quando io vado a stralciare i residui anteriori a 3 anni, quali sono i vantaggi, ma quali sono gli svantaggi? Allora, nel momento in cui io stralcio i residui, stiamo parlando di residui attivi, ovviamente solo di residui attivi, nel momento in cui stralcio i residui anteriori a 3 anni, sicuramente, visto che stralcio il residuo, mi migliora il mio fondo credito dubbio di esigibilità. Se non c'è il credito, non ci sarà manco il correlato fondo, ovviamente. Quindi non avrò il credito tra i residui e non avrò il fondo nelle spese, chiaro? Mi migliorano i parametri, soprattutto vi ho detto quando io sono al limite dei parametri, io sapete che la presenza di residui di un certo importo mi può determinare la negatività di uno dei parametri più significativi, quindi mi migliora il parametro. Ma attenzione, se dallo stralcio dei residui io non ho un adeguato fondo credito dubbio di esigibilità, da lì ne scaturisce un disavanzo, chiaro? Questo è a tutti gli effetti un qualcosa di algebrico. Quindi se io ho un fondo crediti circa quasi pari al 100%, l'operazione pressappoco è neutrale, mi migliorano i parametri sicuramente, non viene intaccato il risultato di amministrazione, perché tanto levo dal fondo, tanto levo dai crediti, dai residui. Ma vi ho detto, se io ho un fondo crediti dubbio e difficile esigibilità, diciamo non adeguato, dall'operazione mi procura sicuramente una retrocessione del risultato di amministrazione, addirittura potrei pure andare in disavanzo. Attenzione, attenzione a quei comuni che, così come è stato detto stamattina dal dottore Lipari, ancora oggi adottano il metodo sintetico di calcolo dell'FCDE e non il metodo analitico, che è questo, che uno avranno, diciamo, un gap notevole in negativo nel momento in cui dovranno avere il 100% di fondo crediti, chiaro? In progressione, nulla toglie che su fatto del sintetico si confonde con la progressività dell'accantonamento, ma nel momento in cui devono accantonare l'effettivo fondo crediti, il nostro 72,22, e hanno adottato sino ad ora il metodo sintetico, si troveranno ad avere un gap da un anno all'altro in cui rischiano di saltare, nel nostro caso il 2021. Quindi il fatto di non essere stati parsimoniosi negli anni precedenti rischia di far saltare il banco nel 2021, e in quel caso c'è anche una responsabilità. Perché hai adottato il metodo sintetico? Forse hai adottato il metodo sintetico per sfuggire ai vincoli di finanza pubblica? Quindi anche qui attenzione a un distinguo, perché i comuni che adottano il metodo sintetico rischiano di trovarsi in una bruttissima situazione quando dal 2021 devono passare al metodo pieno, anzi vi dico di più, stavo sbagliando anch'io, quando dall'anno prossimo il metodo sintetico non è più prevista, salvo proroga del legislatore, l'adozione. Quindi anche qui i revisori devono impattare. Non vorrei che il comune vi proponga l'adozione del metodo sintetico quando magari già non si poteva fare più dall'anno scorso, per fare un esempio. Quindi attenzione alle entrate che l'ente mette nel fondo crediti, a come viene calcolato il fondo crediti proprio specificatamente nei calcoli, alla congruità del fondo crediti e al metodo utilizzato dal comune. Quindi il discorso sul fondo crediti va fatto in maniera proprio dettagliata, non è da sottovalutare. Alcune volte è inutile nasconderlo, vige la regola che il comune ha presentato il prospetto, va bene così, chiaro? Dietro il prospetto si nascondono delle insidie, se non altro perché il comune non ha, diciamo, preso tutte le entrate che doveva prendere, perché le entrate da prendere come calcolo
tutte le procedure prevedono, diciamo, un intervento dell'operatore e va indicata, flaggata, entrata per entrata. Quindi potrebbe essere una dimenticanza, un salto, una, vi ho detto, non conoscenza di tutto questo. Fatto sta che nel prospetto finale tutto questo non lo vedete. Vi arriva un importo, vi arriva un totale. Voi dovete, nel prospetto di composizione del fondo crediti, avete un dato che vi dà un segnale. Il totale dei residui di quel prospetto. Andate a prendere il totale dei residui di quel prospetto, andate a prendere il totale dei residui che l'ente ha in contabilità e vedete di quanto si discosta e vi rendete conto quale potrebbero essere i residui non inseriti come entrate in quel prospetto. Faccio un esempio: se i residui da quello che è il prospetto delle entrate a rendiconto, andate a prendere residui finali, giusto? Residui finali dei titoli 1 dei titoli 1 e terzo, nel caso, fanno un importo, ipotizziamo 1 milione di euro, e nel fondo crediti vi trovate residui presi in considerazione 980.000 euro, potreste dire vabbè, non l'hanno preso tutti, ma diciamo ci stanno fuori 20.000 euro, chiaro? Se invece trovate residui finali 1 milione di euro e residui presi a calcolo dell'FCDE 500.000 euro, chiedetevi cosa non c'è dentro, chiaro? Perché poi l'FCDE, quello che vi pesa in contabilità, è l'importo, non la percentuale. Quindi nel momento in cui voi date congruità ad un importo, state dando congruità ad un intero bilancio dove ci sono anche altri residui che magari non sono stati inseriti nell'FCDE, chiaro? Non vi posso garantire che tutto questo non è chiaro a livello generale. Ci sono dei comuni, vi ho detto, che ahimè commettono questo tipo di negligenza. Non è il presentare il prospetto che è a tutti gli effetti significativo di congruità. Chiaro, c'è il prospetto, l'ho visto, quello è l'importo garantito, quello che mi trovo là è quello scritto in risultato di amministrazione. No, dovete vedere come si compone il fondo crediti dubbi e difficili esigibilità all'interno del prospetto e chiedere, vi ho detto, o l'elenco delle entrate o chiedere addirittura il prospetto di calcolo che ha determinato quell'importo. Pareggio un po' essere, non ci arriviamo, troppo... Ecco qua, quando finire. La nostra progressione che partiva dal 36% al 2015 e finiva al 100% al 2019 è stata ancora di più dilatata, laddove per il 2018 deve essere almeno il 75%, per il 2019 almeno l'85, per il 2020 almeno il 95, dal 2021 il 100%. Attenzione, non confondete le percentuali. Il 100% nel caso dell'esempio corrisponde al nostro 72,22, quindi il 100% del 72,22. Il 36% non è che, dato le entrate 1000, devo accantonare 360. Dato le entrate 1000, calcolato il fondo crediti al 720, di su 720 devo accantonare almeno il 36% quando eravamo nel 2015. Nel nostro caso è il 75% perché siamo nel 18%. E stiamo parlando soltanto di entrate di competenza. Quindi quelle stesse entrate che poi a fine anno devo congruire al 100% dell'effettivo calcolo dell'FCDE. L'FCDE nell'algoritmo del pareggio di bilancio, che nulla toglie, come dicevamo stamattina, dall'anno prossimo potrebbe pure saltare questo calcolo del pareggio di bilancio, perché la sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che
all'interno del, del pareggio del bilancio ci sta il comparto delle autonomie, non il singolo ente, quindi è un pareggio che si deve realizzare come comparto, non certamente per singolo ente, perché vedi caso è dimostrato, c'ho delle slide che potrei farvelo vedere, che il comparto delle autonomie in questi anni, e potrei dire nell'ultimo decennio, ha sicuramente finanziato altri comparti nel concetto più generale di quello che è il rapporto deficit-PIL e patto di stabilità, per dirne uno. Quindi se a livello nazionale si è determinato un saldo di finanza pubblica, a quel saldo di finanza pubblica hanno in proporzione maggiore partecipato e contribuito il comparto delle autonomie. Quindi effettivamente, mi ripeto, il comparto delle autonomie ha finanziato altri comparti. Da qui il fatto che con la sentenza della Corte Costituzionale del 2018 il giudice costituzionale ha stabilito che l'algoritmo del pareggio del bilancio non vale a livello di ente, ma vale a livello di comparto. Chiaro, motivo per cui anticipavo stamattina che, saltando forse, non so se in toto o per altre finalità viene mantenuto questo prospetto, salta il monitoraggio periodico, il monitoraggio trimestrale, la certificazione di quello che è il pareggio di bilancio, perché tutto si riconduce ai vincoli del 118, chiaro? A quelle che sono proprio la salvaguardia degli equilibri di bilancio, quindi l'equilibrio finanziario, l'equilibrio economico, l'equilibrio patrimoniale, l'equilibrio di cassa e quant'altro. Ad ogni modo, stante a questo algoritmo, vediamo che l'FCDE è dedotto da quello che sono, non partecipa in altre parole, a quelli che sono il pareggio di bilancio, perché il pareggio di bilancio vuole, come recita normativamente, che non ci deve essere saldo negativo tra la somma dei primi 5 titoli di entrata, compreso l'FPV, e i primi 3 titoli di spesa, compreso l'FPV. Quindi questa differenza tra le entrate e le uscite non deve essere col segno meno. In questo caso io rispetto il pareggio di bilancio. Ma questo cosa mi significa? Questo mi significa a tutti gli effetti che gli enti che sono in un certo senso efficienti, cioè gli enti che hanno un basso fondo credito, dubbio e difficile esigibilità, non vengono avvantaggiati nel calcolo del pareggio di bilancio, perché siccome va fuori, in pratica o è basso o è alto, non partecipa, e quindi essere in brutte situazioni di riscossione o in perfette situazioni di riscossione, non, come vedete, alcune disfunzioni di sistema nel calcolo del pareggio di bilancio non ha alcun tipo di effetto. Qua sto andando indietro, non sto andando avanti, vi dico subito, perché volevo in un certo senso arrivare alla fine per avere la certezza che il tempo ci fosse. Io non volevo chiudere a metà l'argomento. Il fondo crediti, quell'importo accantonato in sede di bilancio di previsione, non è un importo che viene impegnato, non può essere impegnato, contrariamente a quello che avviene con l'FPV, giusto per fare qualche analogia così veloce, non essendo impegnato mi deve generare automaticamente, così come lo genera, la cosiddetta quota accantonata, o perlomeno la quota di FCDE che fa parte della quota accantonata del risultato di amministrazione. Ci sono degli enti che hanno un elevato fondo credito, dubbio e difficile esigibilità, che porta l'ente a passare dal segno più di avanzo al segno meno di disavanzo, e ritornerei alla puntata precedente stamattina quando vi ho detto 188 del TUEL per quanto riguarda il ripiano.
Ah, dimenticavo una cosa, un'altra tipologia di entrata che non fa parte del fondo credito dubbio e difficile esigibilità sono le cosiddette entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate al beneficiario finale, cioè quelle entrate pressappoco quelle dove l'ente che lì incassa non ci deve fare completamente nulla. Sono entrate, essenzialmente anche queste entrate da trasferimenti. Parliamo dei cosiddetti comuni capofila, quando si hanno tipologie, ce n'è tante, tipologie in tal senso. Eccolo qua il discorso che dicevamo prima, principio contabile 4.2.9.1. Introduce un controllo sostanziale non solo formale sui crediti. Trascorsi 3 anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità, non l'obbligo, di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al risultato di amministrazione. Chiaro? Quando parliamo di trascorsi 3 anni dalla scadenza di un credito, quindi che significa in altre parole? I residui anteriori a 3 anni, chiaro? Perché? Perché io l'accertamento lo posso fare quando scatta l'esigibilità, se non c'è esigibilità non posso accertare, se io lo accerto ma non lo incasso lo iscrivo a residui, quindi come vedete l'epoca di esigibilità mi corrisponde alla epoca in cui io determino il residuo al 31 dicembre. Quando dico alla scadenza di 3 anni di un credito, vuol dire che la scadenza di 3 anni del residuo mi corrisponde perfettamente alla scadenza dei 3 anni di quando il credito è diventato esigibile. Chiaro? Questo vale per le entrate tributarie, vale anche per le entrate patrimoniali. Questa è una domanda che qualcuno dice: come faccio a determinare i 3 anni? Mi devo mettere il credito su credito per ognuno singolarmente? No, perché è l'accertamento. Tu hai fatto bene l'accertamento? Il titolo di credito, quando è diventato esigibile, ti ha dato luogo all'accertamento? Non vorrei che tu avevi un titolo di credito che era esigibile l'anno precedente, per dimenticanza non l'hai accertato e l'hai accertato l'anno successivo. Qui c'è una sfasatura tra la scadenza di un credito e l'effettivo accertamento del credito stesso a livello contabile. Quindi naturalmente il legislatore si pone nella normalità dei casi: tu accerti quando è diventato esigibile, in quell'anno non incassi, registri il residuo, quando il residuo ha anzianità oltre 3 anni vuol dire che lo puoi cancellare. Chiaro? Se invece oggi mi accerto un credito che è diventato esigibile 4 anni fa, il residuo mi parte da oggi, ma il titolo come esigibilità mi partiva da 4 anni fa. Fate voi qual è la cosa più giusta, giusto? Per quanto riguarda le principali entrate tributarie dei comuni, chiaro? Anche questo qualche cosa dove diciamo qualcuno non ce l'ha chiaro. Sappiamo perfettamente che l'IMU non è soggetta a FCDE. Perché non è soggetta a FCDE? Perché l'IMU si accerta per cassa. Perché si accerta per cassa? Si accerta per cassa per eccezione del principio. Chiaro? Non è che si accetta per cassa perché il principio dice questo, per eccezione del principio. Chiaro? Perché quando si fa la previsione dell'IMU andiamo a prendere quanto abbiamo indicato nel portale, chiaro? E solo quell'importo possiamo mettere come previsione di IMU ordinaria. Anche la TASI, che naturalmente segue l'IMU, non viene processata con l'FCDE, anche l'addizionale non viene processata con l'FCDE. Chi viene processato con l'FCDE è sicuramente il recupero di evasione, chiaro? Perché io, vero è che emetto tanti avvisi, ma è pur vero che gli avvisi, se non c'è l'agente della riscossione che opera per farmeli incassare in tempo, rimangono lì, chiaro? E qui naturalmente c'è il contrappeso dell'FCDE.
Per quanto riguarda gli avvisi e per quanto riguarda l'esigibilità degli stessi, sappiamo perfettamente quel problema che era sorto all'inizio, ma che la Commissione Arconet ha poi, diciamo, sistemato nel tempo. Diciamo che riguardava all'inizio tutti quegli avvisi che acquisivano esigibilità nell'anno successivo, chiaro? Perché l'avviso viene emesso, viene regolarmente notificato, l'esigibilità dell'avviso, il titolo che mi dà diritto di credito è, diciamo, al 61esimo giorno, quindi al 60esimo giorno compiuto dalla regolare notifica. Nulla toglie che l'ente emetteva gli avvisi a fine anno, e procedeva all'invio degli avvisi, venivano regolarmente notificati nel periodo che andava dopo il 1 novembre e fino al 31 dicembre, i 60 giorni naturalmente vanno a finire l'anno successivo. Quando sono esigibili? Chiaro, sono esigibili. Prima, in senso stretto, non erano esigibili nell'esercizio in chiusura, chiaro, perché l'esigibilità scattava nell'esercizio successivo. Poi il legislatore ha previsto la deroga e ha detto, siccome il rendiconto lo farai comunque entro aprile, vuol dire che avrai contezza degli avvisi di cosa è avvenuto il 61esimo giorno, chiaro? Perché solo al 61esimo giorno tu sai se il contribuente ha pagato, ovviamente lo sai anche se ha pagato il primo giorno, ma sai pure se il contribuente ha presentato qualche ricorso ed è approfittato proprio dell'ultimo giorno utile per presentare il ricorso, motivo per cui tu li puoi accertare ancorché il tuo rendiconto lo fai al 30 aprile e ancorché comunque al 30 aprile 60 giorni comunque per avvisi inviati e notificati a dicembre sono comunque espirati, quindi sei nella condizione di sapere se un'entrata è diventata esigibile o se quell'entrata è di dubbia e difficile esigibilità, nel senso che il titolo è stato sospeso dal ricorso, per fare un esempio. Quindi recupera evasione, la Tari naturalmente va processata e proprio dalla Tari spuntano i nostri fondi crediti, chiaro? L'importo elevato di fondi crediti, ahimè, spunta dalla difficoltà dell'incasso della Tari, chiaro? La Tari è proprio quel tributo che, non riscosso dall'ente, mi genera un problema contabile collegato all'esorbità del fondo crediti. Il fondo di solidarietà e i trasferimenti, sappiamo perfettamente che per definizione, essendo trasferimenti erariali, non vengono processati con l'FCDE. Le sanzioni del codice della strada, ovviamente, anche queste vengono processate con l'FCDE e c'è il caso in cui la doppia situazione, a me personalmente capitata, che ripeto per la terza volta nella giornata, che riguardava il comune che mi fa una variazione di bilancio con nuove entrate da proventi contravvenzionali, chiaro? Poi vi faccio un altro affondo sui proventi contravvenzionali del codice della strada. Proventi contravvenzionali, mi si è detto che erano stati tutti riscossi al mese di novembre, ma il comune non li aveva previsti, li voleva scrivere per intero. C'è un primo problema riguardante il mancato accantonamento FCDE di quell'entrata che, seppure riscossa, non poteva essere sicuramente contabilizzata senza FCDE, uno, ma c'è un altro problema: quell'entrata non è libera, non mi puoi finanziare una qualunque tipologia di spesa. I proventi contravvenzionali rispondono a due limitazioni, non a una, perché anche qui i revisori controllate se i proventi contravvenzionali vengono dal 208, articolo 208 codice della strada, o vengono dall'articolo 142 autovelox, per fare un esempio. Perché se vengono dal 208 il vincolo è 50% libero, 50% vincolato, se vengono dal 142 il vincolo è 100%, quindi non puoi farci la festività natalizia con l'entrata che tu iscrivi dal 142 del codice della strada. Quindi attenzione a tutti questi, diciamo, a questa giungla di norme, vincoli e quant'altro che a tutti possono sfuggire, ma sicuramente non devono sfuggire al revisore, perché oltre al revisore c'è un'istituzione che si chiama Corte dei Conti. E sapete cosa avviene? Che se sfuggono a tutti c'è sempre il revisore che me li controlla. Se sfuggono al revisore, l'ente per primo dirà: ma manco il revisore se ne è accorto, quindi figurate se me ne potevo accorgere io.
Quindi si arriva al danno, la beffa essenzialmente. Quindi attenzione a queste situazioni. Non fidatevi dei prospetti letterali, chiaro? Non fidatevi dell'impaginazione perfetta, pulita, rappresentativa dell'ente, perché nei dati si insidia l'insidia, chiaro? Nei dati è proprio questa la questione. Senza dubbio un comune che vi prospetta le cose in ordine, che vi manda tutti i documenti in ordine, verosimilmente penso sia un comune che si predispone nell'ordine, ma non è una condizione necessaria e sufficiente. È sicuramente una condizione necessaria, chiaro, ma non è sufficiente a poter dire che il dato del prospetto è un dato che risponde alla contabilità. Quindi abbiate l'accortezza di approfondire, naturalmente con la dovuta invasione, chiaro, perché comunque da quel momento c'è l'invasione del revisore nel controllo, quindi con discrezionalità nell'invasione, che fa parte proprio della professionalità del revisore, ma certamente non fidatevi del dato in quanto tale. Naturalmente non fidatevi non significa non fidatevi in assoluto di nessun dato, cioè date un'occhiata più approfondita, non c'è bisogno che vi vado a dire in dettaglio come avviene il controllo. Penso che delle tre medie, vabbè, queste tre medie già le conosciamo per quanto riguarda le medie da tenere in considerazione per il calcolo del fondo crediti. Abbiamo la media semplice, che poi è quella più utilizzata. Attenzione ad una cosa: quando un ente vi trasmette il prospetto di composizione dell'FCDE e il prospetto di calcolo dell'FCDE, se da quei prospetti l'ente ha seguito per tutte le entrate la stessa media, quindi lo stesso metodo e quindi la stessa media, voi facendovi una somma algebrica di quanto è da accantonare per singola entrata, trovate quanto è il doverlo accantonare come importo per tutto l'ente. Ma se l'ente, avendone discrezione, ha utilizzato il metodo A per un tipo di entrata, il metodo B per un altro tipo di entrata, il metodo C per un altro tipo di entrata, state tranquilli che i prospetti di calcolo di tutte le software house, non dal calcolo che voi potete fare in maniera certosino, la somma non vi fa il totale, chiaro? Quindi dovete chiedere in questo tipo di controllo: ente, scusami, hai seguito soltanto un metodo nel calcolo dell'FCDE o hai seguito diversi metodi che non vengono indicati in maniera dettagliata? Perché i prospetti di calcolo, sapete come sono fatti, essendo tutti automatizzati, per ogni tipologia di entrata vi danno il calcolo con la media A, il calcolo con la media B e il calcolo con la media C, e ve lo danno per tutte le entrate, però non vi dicono se per quell'entrata si è utilizzato la A, la B o la C, ve lo rappresentano, chiaro? Se io mi vado a prendere quant'è l'accantonato per singola entrata, vi ho detto prima che se l'ente ha seguito lo stesso criterio, mettiamo caso il metodo A, se io mi vado a fare la somma di tutti gli accantonamenti singoli, vado a trovare il totale accantonato per l'ente. Ma se l'ente, vi ho detto, ha fatto per la Tari ha seguito il metodo A, per i proventi contravvenzionali il metodo B, per l'entrata patrimoniale e servizio idrico il metodo C, io non troverò mai una quadra con il totale. Anche questo è significativo. Beh, ritengo che, vista l'ora, ci potremmo forse pure fermare qua, perché l'altro argomento è ancora più gravoso. Grazie ancora.